Grazie Presidente, naturalmente condividiamo la buona intenzione di questa mozione. Nel contenuto, come ha detto anche lo stesso consigliere De Priamo, è stata superata da deliberazioni della stessa Assemblea che sono andate in esonero della COSAP e da altre mozioni e altre delibere che approderanno in aula. Oggi ce n'era una appunto molto importante all'attenzione delle associazioni di categoria, ma anche dei cittadini, perché alla fine deve essere un unico, diciamo, obiettivo quello di salvare le attività produttive e dare lavoro a tutti quelli che orbitano intorno a questa dimensione. Naturalmente, appunto, avendo superato questi contenuti, nel contenuto di questa mozione ci asterremo, però ripeto, ne apprezziamo le buone intenzioni nell'attesa di fare di più. Per quanto diceva il consigliere De Priamo, diciamo, probabilmente il consigliere De Priamo non ha attenzionato bene i contenuti dei decreti legge che in qualche modo intervengono non nella durata delle OSP, ma piuttosto nella durata delle deroghe, nei termini della domanda di presentazione e nell'esenzione del pagamento, che sono tutte tutele e cautele che ha voluto mettere il governo e sulle quali il comune, diciamo, poco può fare. Il comune di Roma ha aggiunto risorse a quanto previsto, ricordo, per il 2020 per i mercati rionali. Rispetto a quanto aveva previsto il governo. Quindi il Comune di Roma, una piccola parte con fondi propri, l'ha anche fatta. Ecco, noi confidiamo che con l'aiuto di tutte le forze di maggioranza ed opposizione, anche al governo, si riesca a andare oltre quella proroga che riteniamo anche noi insufficiente fino al 31 marzo, perché è chiaro che fino ad ottobre la situazione rimarrà quella che è e ci sarà bisogno di andare almeno fino a ottobre 2021. Sia con la durata delle deroghe che con la durata delle concessioni, come ha già fatto il Comune di Roma come primo comune italiano e come unico comune italiano che ha avuto questa tutela. Quindi non nel merito ci asterremo su questa mozione e auspichiamo però un più attento contributo anche a livello di governo alla categoria delle attività produttive e ricettive. Grazie.